Miglior squadra provinciale e quindi con l'Oscar di Calcio Bresciano 2024 è il GSR. Lei è Susanna Zappella, presidente. Come è nato il progetto GSR? Il progetto GSR è nato una domenica post Pasqua, dove io, mio fratello e un nostro carissimo amico ci siamo seduti a tavola, cercando di capire che cosa volessimo fare. E siccome c'era questa idea del calcio, perché mio fratello è sempre stato un calciatore, ha militato in varie squadre e voleva continuare la sua carriera pur essendo un po' vecchiotto, se mi sente mi uccide, e abbiamo deciso di aprire questa nuova società e di metterci in gioco. Da dove arriva invece lei, Susanna, da quale diciamo, percorso personale, professionale, che poi l'ha portata ad avvicinarsi a diventare presidente di questa società? Allora, diciamo che il mio percorso professionale a livello calcistico è pari a nulla. Diciamo che l'unica cosa che so è che ci sono dei giocatori in campo che hanno il pantaloncino e una maglietta a mezza manica se fa caldo. Detto ciò, la cosa che ci accomuna è lo sport, la passione per il calcio, il fatto di riuscire a combaciare l'aspetto calcistico, quindi di gioco, con quella che era in realtà magari un po' familiare. Siamo un gruppo molto unito sia a livello familiare che calcistico. Siamo un qualcosa che l'anno scorso ha portato risultati inimmaginabili e a fronte di quelli speriamo di doppiare quest'anno, una piccola doppietta, la tripletta ci pensiamo l'anno prossimo. Quindi primo anno subito vittoria in terza Sì. categoria, promozione in seconda categoria, adesso si punta a vincere, mi sta dicendo, anche la seconda categoria. Questo è l'obiettivo del prossimo futuro. Io penso che se non si hanno obiettivi grandi, non ci sono sogni grandi. Quindi per cui a livello di pensiero è bello avere delle ambizioni che poi magari non si possono realizzare o non si realizzeranno per determinati motivi. Il fattore è che se uno ci crede, da qualche parte più o meno, cioè, ci arriva. Poi magari non vinciamo il campionato, ma riusciamo a imbucarci nei playoff. E sarebbe comunque tutto guadagnato, anche perché l'anno scorso, quando siamo partiti, non ci aspettavamo la vittoria, soprattutto su uno spareggio fantastico fatto col Verola Vecchia, che ci ha portato comunque all'apoteosi sia del campionato che della vittoria, senza passare dai playoff. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi, A posto. grazie, buona serata.